dov'è la tua felicità? La vita non ti farà vedere dov'è. Una storia pensata per il Veneto per le forti radici che legano la nostra regione con il Brasile. Diminuta è quel film che a Vicenza ricordano bene perché lo scorso ottobre aveva trasformato la città in un set cinematografico e ora invece trova la sua ribalta alla Mostra del Cinema di Venezia, dove è stato presentato nello spazio della Regione Veneto che lo ha sostenuto con la sua film commission. La padovana Running TV International sta completando la fase di post-produzione prima dell'immissione sul mercato. Bruno Saglia, il regista, ha cercato le location ideali. Oltre che da Vicenza, è stato colpito dall'altopiano di Asiago, quindi a Bassano, Marostica, Asolo e Padova. Arrivato in Italia, ha trovato quello che si aspettava precedentemente o si era studiato un po' i posti? Ancora prima di partire dal Brasile, avevo pensato di girare alcune scene del film nelle città del Veneto, Vicenza con il Teatro Olimpico, Marostica, Bassano, Padova. Quando sono arrivato ho trovato molto di più di quanto immaginavo. Il film è una coproduzione italo-brasiliana, anche se come mercato punta assolutamente a quello sudamericano, dove l'attore Giancarlo Giannini è conosciutissimo. Gli altri protagonisti sono volti noti di telenovelas e produzioni televisive sudamericane, come Reinaldo Gianecchini, Clarice Alves e gli italiani Pino Calabrese e Giacomo Del Fiacco. È arrivato uno che non aveva mai visto il Veneto, che ha un cognome italiano ma che non parla una parola di italiano. E ho cominciato a intuire cosa voleva vedere, perché conoscevo un po' la storia. Ed effettivamente siamo riusciti a individuare sull'altopiano di Asiago le prime scene cui lui pensava dell'attore giovanissimo che doveva ancora partire per il Brasile e che era assolutamente interessato a conoscere alcune cose, alcuni scorci che ti faceva tornare a 50 anni fa. Quindi ecco, è stato abbastanza facile perché capito cosa voleva, ed era quello d'antan, ovviamente ci siamo mossi trovando disponibilità sia delle istituzioni pubbliche sia dei privati, perché credo che l'emigrazione sull'altopiano di Asiago e nella parte della montagna vicentina sia ben nota e vissuta da tantissime famiglie. Protagonista del film è Cristiano, sassofonista nato in Italia ma emigrato adolescente in Brasile in seguito alla morte del padre liutaio. In Brasile, cresciuto da uno zio, abbandona la passione per la musica e diventa agente assicurativo. Ma spinto dalla nostalgia, Cristiano torna in Italia e scopre definitivamente il suo talento artistico. Una volta lavorato in Veneto, pensa di tornare nuovamente come buon set cinematografico? Sì, primero perché io fui estremamente felice con tutto che ho fatto. Sì, prima di tutto perché ho lavorato bene in Veneto. Adesso qui ho molti amici. Gli attori italiani sono grandi attori di talento. Voglio girare altri film in Italia e specialmente in Veneto.